Salute, salute a tutte e tutti, ovunque voi siate, benvenuti al Meteopap. E il Liberista persiste. La perturbazione causata dalle correnti atlantiste crea zone di bassa pressione democratica, provocando l'addensamento di fasci di cumuli o cumuli di fasci con conseguente innalzamento oltre la soglia dei livelli di intolleranza. Controproducenti si rivelano le misure di contenimento delle libertà democratiche messe in atto in varie città. Ma veniamo alle previsioni per il prossimo futuro. Permanendo le attuali condizioni socio-economiche, la cappa liberista che opprime il nostro presente è destinata ad aumentare anche nel medio-lungo periodo, con conseguenti fenomeni di disgregazione sociale, disparità in aumento e abolia delle coscienze. Si segnalano però numerosi focolai di potere al popolo lungo tutto lo stivale che vanno rinvigorendosi, rafforzandosi nelle lotte e ingrossandosi nella militanza. Potere al popolo con le sue forti raffiche di antifascismo, solidarietà sociale, Stato di diritto ed eguaglianza ristabilirà l'equilibrio democratico, ripulendo l'aria dai gas di scarico del capitalismo liberista.